ce l'hanno fatto vedere tutti i grandi maestri, da Edoardo De Filippo a Massimo Troisi, a... cioè sappiamo quanta umanità sa trasmettere Napoli, e quindi certo per chi fa cinema e quindi ha a che fare con le storie umane, questo è il massimo. Dopo Cannes a Napoli, a Cinema Modernissimo per la presentazione di Nostalgia, la nuova pellicola del regista Mario Martone. Sullo schermo un bravissimo Pierfrancesco Favino, in sala il regista, parte del cast e Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità, in cui è stato girato il film tratto da un romanzo di Ermanno Rea. Nel romanzo c'era questo mostrare, diciamo, la parabola di Antonio Loffredo come una parabola che diventava poi parte di un romanzo, ecco, perché poi questo non è un film sociologico, però dentro c'era questo personaggio che mi piaceva moltissimo, perché naturalmente mi piace Antonio Loffredo come persona e quello che fa per la sanità, ma mi piaceva il modo in cui Ermanno Rea, diciamo, lo rendeva personaggio da romanzo. E allora, insomma, giocando una partita non facilissima, perché sono cose poi che è un attimo e possono diventare retorica, invece no, cioè, perché invece la cosa bella è la concretezza. In sala anche i ragazzi del Rione Sanità con Don Antonio Loffredo e l'attore che nel film di Martone ne interpreta il personaggio, Francesco Di Leva. Io ho detto una cosa, prima si parlava del Rione Sanità e si parlava di Totò, adesso si parla del Rione Sanità e si parla di padre Antonio Loffredo, questo è importante.